Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Il 14 aprile ai Giardini Margherita di Bologna arriva la prima edizione della Tigotà Spring Run. Partecipa anche tu e dai il tuo contributo alla realizzazione del nuovo Day Hospital di Oncologia Femminile del Policlinico di Bologna. Iscriviti su tigotaspringrun.com. Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra informazione, lunga pagina inevitabilmente dedicata a quella che è già stata definita la strage di Suviana, perché sono tante le novità di queste ultime ore, a partire dal ritrovamento di altri due cadaveri, appunto dei quattro dispersi, salgono così a 5 le vittime ufficiali. E in queste ore anche la conferenza stampa nella struttura dell'Enel, dei vertici della protezione civile e non solo, dei pompieri, per fare il punto ancora sulle ricerche. In città invece l'imponente manifestazione indetta da CGIL e UIL, che ha portato in città circa 15.000 persone, e anche un punto stampa della prefettura con le ultime novità sull'inchiesta. Andiamo con ordine per sapere però le ultime, ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Sara Ferrari. Se ci sei, a te la parola, Sara. Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, siamo qui alla centrale di Bargi, dove appunto si è appena concluso il primo punto stampa organizzato dalla Protezione Civile, presente il capo dipartimento Curcio, che ha fatto il punto sulla seconda giornata dei soccorsi. Hanno trovato, come appunto ha anticipato su Gianfranco, altre due vittime, che erano appunto due operai che stavano operando a livello meno 9 della centrale idroelettrica, che ricordiamo è una centrale a pozzo con piani che vanno appunto fino al meno 10. Le ricerche si sono concentrate dei vigili del fuoco, dei sommozzatori nei piani che sono sommersi dall'acqua. È stato spiegato che i vigili del fuoco stanno impiegando un centinaio di uomini per tutte le operazioni. Quelle sott'acqua sono particolarmente complicate perché c'è pochissima visibilità se non nulla, le acque sono contaminate da alcuni oli e alcuni residui di carburanti e anche i detriti che sono presenti nell'acqua, perché dove si è verificata lo scoppio c'è stato appunto un'esplosione, un incendio, un crollo e poi il successivo allagamento. Allagamento che i vigili del fuoco stanno cercando di chiarire se è derivante da una conduttura presente appunto nell'impianto, oppure se ci potrebbe essere anche una falla, perché l'acqua sta continuando a entrare. Nonostante loro ieri abbiano provveduto ad asciugare l'acqua grazie a delle idrovore, l'acqua sta ancora aumentando, però i soccorsi stanno procedendo, le attività di ricerca stanno procedendo. Come ha detto Curcio, adesso è importante concentrarsi sul recupero dei dispersi, e quindi ne mancano ancora due all'appello, di conseguenza bisogna capire dove operavano, e le ricerche si stanno concentrando appunto sui livelli meno 8 e meno 9. Come vedete alle mie spalle stanno continuando ad arrivare mezzi di soccorso, perché le attività non si stanno fermando. Dal punto di vista invece dell'impatto anche ambientale che ha avuto questa tragedia qui sul bacino di Suviana, la Protezione Civile, la Regione Emilia Romagna, per voce dell'assessore regionale alla Protezione Civile Irene Priola, ha detto che stanno continuando i monitoraggi di ARPA e di ERA sul livello delle acque, perché sono le acque che approvvigionano queste il bacino metropolitano di Bologna, quindi anche i sindaci del territorio hanno chiesto che vengano eseguite accertamenti per verificare che le acque siano pulite e non contaminate. Sono stati fatti continui monitoraggi, è stata rilevata la presenza di idrocarburi da una parte del bacino, dove però che si attribuiscono al primo intervento dei vigili del fuoco appena hanno operato a seguito dello scoppio. Al centro del lago invece i rilevamenti non hanno segnalato alcuna particolare criticità. Lo ricordiamo, l'avevano già detto ieri sera, il livello del bacino dell'acqua era stato abbassato di circa un metro per poter permettere i soccorsi. Fino a meno 6 metri è un abbassamento tollerato e di prassi se ci sono appunto degli interventi da eseguire. E, ha parlato di nuovo anche il CEO di Enel Green Power, la centrale è di Enel Green Power, Bernabei, che ha ribadito la vicinanza ai familiari, ha ripetuto il fatto che Enel non abbandonerà il territorio e le famiglie colpite da queste perdite, e ha ribadito il fatto che ci fossero, loro avevano chiamato aziende specialistiche per eseguire questi lavori che erano previsti da tempo, lavori che sono iniziati, di aggiornamento tecnologico iniziati a fine 2022 che si sono protratti fino ad ora, e quindi anche per quanto riguarda la questione di
eventuali subappalti o altre ditte coinvolte ci saranno, loro hanno, sono sempre avvalsi, ha detto, di professionisti super qualificati per poter operare appunto in questa centrale. Queste sono le principali novità che sono emerse dalla conferenza stampa. Io, Gianfranco, a questo punto ti restituirei la linea. Sono previsti, vi anticipo già, ulteriori punti di incontro con la stampa anche poi nel pomeriggio, ma vi daremo ulteriori aggiornamenti. Grazie allora Sara del tuo prezioso contributo, naturalmente buon lavoro. Allora facciamo il punto ulteriore sulla conferenza stampa, perché dei quattro dispersi, dicevamo, due persone sono state ritrovate, mancano all'appello altre due, probabilmente a questo punto inevitabilmente vittime della difficoltà delle ricerche, ma non solo. Ha parlato nel punto stampa accennato da Sara Ferrari il comandante nazionale dei Vigili del Fuoco Carlo Dall'Oppi, ascoltiamolo. Ma soprattutto c'è un problema di visibilità per noi, quindi la visibilità è praticamente inesistente, e se qualcuno di voi ha avuto l'occasione di vedere le immagini fatte in un primo momento quando i piani erano quasi completamente asciutti, ci sono macerie, lamiere, spezzoni di chiavi, quindi è estremamente complicato e pericolosissimo. Quindi in questo momento si sta cercando, sono state attivate le procedure, diciamo, l'operazione, le lavorazioni per estrarre acqua che tra l'altro è acqua contaminata, come dice Nigel Curcio, quindi acqua che non si può ovviamente scaricare il lago, ma ha portato via con autocisterne per poi essere smaltita in maniera idonea, e questo già di suo rallenta il tempo. L'altra complicazione è che comunque c'è un'ingressione di acqua, quindi noi togliamo un volume d'acqua ma una porzione rientra, quindi il delta, la differenza è inferiore al volume d'acqua che noi riusciamo a aspirare. Perché questo? In un primo tempo entrava acqua tra filamento dalla valvola di fondo della condotta forzata, avete visto qui sulla mia destra ci sono due condotte forzate che, essendo con dislivelli di centinaia di metri, quindi pressioni forse oltre i 40 bar, questo faceva sì che a seguito dell'esplosione, nonostante la chiusura a monte della valvola in partenza al lago superiore del Presimone e la chiusura della valvola a valle, c'era un trafilamento probabilmente dovuto agli effetti della sovrappressione che ha alterneggiato. La condotta si è quasi completamente svuotata, se non erro, il livello sta salendo anche, diciamo, dire, di pochi centimetri all'ora, questo significa che c'è un'ulteriore ingressione di acqua, che può essere o un'acqua di sorgente, come sembra già esistesse, perché in genere questi impianti che hanno un piano di calpestio di fondo molto basso subiscono l'ingressione di acqua e hanno sempre delle pompe in sentina che la estraggono. Ovviamente queste pompe in questo momento sono ferme, quindi l'ingressione avviene. Più ci potrebbe essere stato un danneggiamento delle prese a lago, comunque dei collegamenti col lago, quindi c'è anche in questo caso ci potrebbe essere un'ingressione d'acqua. Quindi noi in questo momento stiamo svuotando, ovviamente con una portata superiore, che più riusciremo ad aumentare e più velocemente svuoteremo il volume d'acqua per poi ritornare ad operare in condizioni di aria. Quindi questo non vuol dire che in questo momento stiamo continuando con i sonnellatori, ma capite, come dicevo prima, che le operazioni sono molto, molto più complicate e pericolose. Questa è la parola appunto tecniche del comandante dei Vigili del Fuoco. Per la regione, essendo Bonaccini impegnato nella manifestazione cittadina, c'era la vicepresidente Priolo, che ha parlato appunto dicendo che non c'è nessun problema di carattere idropotabile. Sappiamo che quella di Suviana è la centrale idroelettrica più importante appunto dell'intera regione, ma ascoltiamo allora le parole della vicepresidente regionale. Noi abbiamo fatto ieri 3 monitoraggi, uno in sito e 2 in lago. Sono monitoraggi importanti perché, come sapete, il lago di Suviana è il lago che approvvigiona il bacino metropolitano di Bologna. Ovviamente, come è stato sottolineato dal capo dipartimento, in sito abbiamo una presenza significativa di idrocarburi, per cui è molto importante l'operazione che si sta facendo in questo momento dal punto di vista dell'asportazione degli oli che sono in superficie. I due prelievi, quello subito fuori dal sito, ha rilevato una presenza, ancorché non significativa, però una presenza di idrocarburi. Noi la imputiamo, diciamo, alle prime operazioni che sono state compiute dal corpo dei Vigili del Fuoco, perché ovviamente c'è stato un incendio, c'è stata un'esplosione, per cui questa presenza noi la attribuiamo a questo. E invece il campionamento che è stato fatto in lago, al centro del lago, è nella norma, questo è molto importante. I campionamenti che sta facendo ERA lo sono altrettanto, per cui non c'è in questo momento un problema di sicurezza dal punto di vista idropotabile. Contemporaneamente, ovviamente, vista la delicatezza della situazione, perché le operazioni hanno una complessità molto elevata, la Regione sta fornendo tutto il supporto psicologico ai familiari. Questo è
Ovviamente l'importanza di questo punto, come è stato sottolineato, è anche perché le condizioni, la complessità e la delicatezza della comunicazione nei confronti dei familiari è fondamentale, e quindi noi abbiamo bisogno di accompagnare ogni informazione nel modo più preciso possibile e di evitare che le informazioni escano prima che arrivino ai familiari, quindi questo è per noi fondamentale. Noi stiamo dando il supporto anche ai dipendenti che sono all'interno delle strutture ospedaliere. Infine, tutto il sistema di protezione civile regionale e provinciale si è attivato. Tutto quello che vedete in questo momento lo sta svolgendo il nostro sistema, la nostra agenzia, perché abbiamo bisogno che ci sia da questo punto di vista tutto il supporto, non soltanto ai soccorritori ma anche a voi, dare diciamo, la garanzia che ci sia il massimo ordine possibile per gestire questa emergenza così complessa. Faremo aggiornamenti quotidiani, garantiremo le informazioni, i monitoraggi saranno giornalieri, quindi ci sarà la restituzione di questi dati costantemente, affinché ci sia non soltanto, come dire, un'informazione corretta ai familiari ma anche ai cittadini, perché in questo momento anche i sindaci ci chiedevano di avere queste informazioni e di essere costantemente aggiornati su quella che è la condizione anche di carattere ambientale. Questi monitoraggi saranno poi utili anche alle operazioni future che si dovranno fare. Questo sul fronte della cronaca, ma c'è anche aperto un'inchiesta, come sappiamo, per disastro e omicidio colposi. Diverse le novità anche importanti che oggi sono emerse dalla Procura di Bologna. Un'indagine, una vicenda così complessa, si misura come se fossimo dei 100 turisti. Cioè? Che sono indagini complesse, quello che conta è quello a cui io ottenuto che si improntasse l'iniziativa dell'ufficio e la tempestività di avere coordinato tutti i momenti topici dell'inizio dell'investigazione. Ma poi la tempistica non è una tempistica rispetto alla quale noi dobbiamo bruciare dei tempi, noi dobbiamo utilizzare i tempi giusti per poter arrivare senza inutili suggestioni e senza pressapochismi a dare una risposta seria ad una esigenza di giustizia. Avete cominciato a sentire qualcuno? Sì, abbiamo cominciato a sentire qualcuno, ovviamente, in quest'ottica che abbiamo cominciato a sentire qualcuno. Ciò che è ampiamente soddisfattivo come risposta io le posso dare, perché io non devo rendere conto ovviamente in dettaglio più di tanto, voi importante che sappiate, questo io lo faccio solo per un diritto di cronaca che vedo fortemente presente e doverosamente cerco di soddisfare, ma voi non potete pretendere da me certamente che io vi snoccioli quelli che sono le singole attività che noi andiamo a fare. Quello che abbiamo già fatto ieri, cioè il conferimento dell'incarico sui cadaveri delle tre persone che sono state rinvenute nei giorni scorsi, che è stato affidato già ieri pomeriggio, con la finalità duplice: uno, di evitare di fare autopsie inutili con violenza inutile sul cadavere di questi poveri operai; dall'altro, quello di liberare il prima possibile le singole salme per consentire ai familiari di poter fare i funerali più rapidamente possibile. Il sequestro, se e quando sarà fatto, riguarderà l'ottavo e il nono piano. Mostrare i muscoli inutilmente per sequestrare la centrale mi pare che è una cosa che non ha ragione di esistere. Questo sul fronte dell'inchiesta, poi c'è la pagina politica naturalmente e anche dei sindacati, di coloro che protestano per quanto accaduto. Da Roma rimbalzano sul caso appunto dell'Appennino bolognese le parole del ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
L'Italia, rispetto a tanti paesi europei, in particolare quelli del nord, ha un tasso drammaticamente molto più elevato di incidenti sul lavoro e di morti. Questo è un elemento che dobbiamo tenere in considerazione. A dirlo senza mezzi termini e in modo categorico è stato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, commentando la strage che martedì scorso ha colpito la comunità di Suviana con l'esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi nel comune di Camugnano. Una tragedia immane i cui contorni devono ancora essere chiariti, dal momento che sta proseguendo in queste ore il recupero dei corpi dei dispersi. Bisognerà chiarire davvero quello che è successo, ha spiegato Pichetto, al di là del fatto specifico sul quale ci sarà un'inchiesta e sul quale non è possibile oggi esprimere alcuna considerazione. Certamente dobbiamo fare una valutazione generale sull'evidenza che il nostro paese è molto indietro ed ha un numero di morti bianche elevatissimo. Le cause probabilmente saranno tante, ha concluso Pichetto, ma l'attenzione del governo su questo è massima e tutta una serie di azioni devono essere portate avanti dalla ministra del Lavoro Calderone. È necessario e doveroso compiere passi in avanti sul fronte infortuni. Le parole del governo ancora più roboanti e più numerose, invece le parole della piazza, 15.000 secondo fonti sindacali alla manifestazione di CGIL UIL, sciopero generale, oggi che ha attraversato Bologna, da Via Indipendenza a Piazza Maggiore, in prima fila tra gli altri il governatore Bonaccini, il sindaco Lepore e il cardinal Zuppi. CGIL, UIL e istituzioni in corteo e in piazza per dire basta alle morti sul lavoro e che si faccia piena chiarezza su quanto accaduto. Migliaia di persone, in 15.000 secondo i sindacati, sono arrivate in Piazza Maggiore per dire adesso basta, che il grido di rabbia dei sindacati dopo le ennesime morti sul lavoro. Presente alla manifestazione anche l'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi. La sicurezza sul lavoro ancora oggi è messa a dura prova. Forse è una questione che però dobbiamo anche provare a capire come non ripetere, poi ci sono sempre le fatalità, ma se c'hanno delle cause, soprattutto bisogna che la sicurezza sia garantita sempre per tutti. Poi forse dobbiamo farla più che dirla, perché c'è una certa la ripetizione, muoiono tre persone al giorno, forse c'è da farla, parlarne di meno e farla di più. A tutti, provo a tutti, la sicurezza è un problema di tutti, non è un problema soltanto del governo, ognuno deve fare la sua parte ed è per tutti, è di tutti. Ecco, Presidente Bonaccini, una manifestazione oggi per dire basta morti sul lavoro e per chiedere che si faccia luce su questa tragedia. Ma sì, da un lato era doveroso essere qua per noi che siamo alla guida delle istituzioni, ieri siamo stati con l'assessore Colle e la vicepresidente Priolo tutto il giorno su a ringraziare i soccorritori e parlare con le comunità locali, abbracciare qualche familiare delle vittime o dei feriti. Io faccio mie le parole del Presidente Mattarella, che ancora una volta ha dimostrato una sensibilità unica chiamandomi poche ore dopo la tragedia, e lui stesso ha detto che si aspetta velocemente piena luce su quello che è accaduto. Io non punto il dito contro qualcuno, io dico che c'è da aprire una discussione su questo sistema, posto che se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi fino in fondo. E il tema è quello che anche nelle partecipate dello Stato noi stiamo assistendo a troppe tragedie, e quindi credo che su questo tema degli appalti e subappalti vada fatta una discussione non emotiva ma rapida e soprattutto robusta per capire cos'è che non funziona, perché qualcosa effettivamente non funziona. Oggi siamo in piazza con i sindacati, migliaia di persone hanno aderito a questa manifestazione per dire basta morti sul lavoro, ma anche per chiedere ad Enel, al governo e alle ditte in appalto di fare da subito piena luce, di mettersi a disposizione. Abbiamo troppe ferite nella nostra città, stragi che hanno dovuto aspettare troppi anni per avere verità e giustizia. Sì, intanto che si faccia chiarezza, siamo di fronte all'ennesima tragedia sul lavoro, in una strage che continua con oltre 1.000 morti nel 2023, 3 morti al giorno, e siamo francamente stanchi di tante tragedie che avvengono con tanto cordoglio della politica il giorno dopo di tragedie come questo, ma con pochi fatti che vengono prese. Non è chiaro, io non mi è ancora chiaro se c'erano subappalti o erano semplicemente aziende in appalto, però questo va chiarito.
pensionati al lavoro. Perché? Perché 73 anni in un cantiere? Io penso che vada fatta chiarezza su questo, per il sindacato, per i colleghi di lavoro e per tutta la cittadinanza. Questo dunque è il quadro di quanto accaduto finora oggi. Naturalmente, per le ultime novità ci ricolleghiamo però con la nostra Sara Ferrari, che è a Camugnano. Sara, cosa è successo in queste ultime ore, in questi ultimi minuti meglio? Le ricerche che si concentrano adesso a livello meno 9 del pozzo della centrale idroelettrica di Bargi, dove hanno trovato i due operai che erano dispersi. I vigili del fuoco ipotizzavano che dei dispersi tre lavorassero insieme e uno fosse in una parte spostata di questo piano. E quindi questo gli faceva ben sperare nella possibilità di cercarli in un raggio conosciuto, e questo spostandosi in un ambiente buio e con le macerie e con un'acqua contaminata è un'informazione utile per loro, che si devono orientare in questo scenario complicatissimo. C'era anche alla conferenza stampa il senatore Casini, che ha lanciato un appello in particolare perché la montagna non venga comunque abbandonata nonostante questo tipo di incidenti queste attività come questa centrale portano comunque indotto, consentono di lavorare a molte persone, e la montagna, ha detto, è sempre più ferita. Speriamo insomma che questo non comporti cambiamenti dal punto di vista degli investimenti appunto in questo territorio, e ha manifestato anche lui la solidarietà alle famiglie dei dispersi, che, lo ricordiamo, i familiari sono all'interno del cortile della centrale, che ovviamente aspettano notizie ora dopo ora. Grazie Sara, ancora buon lavoro. Dunque, avete sentito le ultime novità, la concomitanza anche logistica del ritrovamento in tarda mattinata degli ultimi due cadaveri fa appunto presupporre che nelle prossime ore potrebbero esserci altre novità. Staremo qui a riferirvelo. Naturalmente, per ora è tutto per questa edizione. Grazie della vostra cortese attenzione, appuntamento ai prossimi notiziari. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it, e ti connetti con la realtà che ti circonda.